Io credo, visto che l'Italia, come insomma, ci hanno detto anche stamattina in più occasioni, è la prima ad avere una rete di questo tipo, la prima a portare avanti un percorso come quello sui nuovi profili professionali ed ha esperienze di questo tipo che sono eccellenze in Italia ma anche fuori dall'Italia, insomma, secondo me su questo non sono per niente d'accordo con Caterina, bisogna dirlo. E anche spesso perché poi questo rappresenta, come dire, un modello anche per gli altri, così come il MIUR, quindi il Ministero della Pubblica Istruzione. Qui abbiamo Alessandra Migliozzi che è capo ufficio stampa e che credo con orgoglio, insomma, vi racconterà la loro esperienza che non finisce su Telegram, quindi in chat, ma ha tantissimi, compreso la maturità e quindi eventi anche recenti dove si raggiungono numeri incredibili anche per una pubblica amministrazione, e proprio sui numeri e anche sulle view, quindi sulle visualizzazioni dei contenuti, in chat il MIUR oggi ha numeri da giornale quotidiano. Quindi questo vuol dire che quando la PA innova e si mette a fare cose appunto innovative, poi le persone seguono, i cittadini, gli addetti ai lavori e quant'altro. Prego. Grazie Francesco. Io parto come ha fatto Caterina dai ringraziamenti perché vi dico che abbiamo fatto tante cose insieme Francesco in questo tempo in cui abbiamo cominciato a riunirci prima in modo informale, poi anche diventando un'associazione di professionisti, ma oggi provo una strana emozione, forse sarà anche un po' un periodo di bilanci in qualche modo e quindi questo rende tutto in parte più emozionante, ma poi poco fa riguardavo il titolo di questa mattinata e credo che sia un titolo che racconta in qualche modo una sorta di piccola, ma forse neanche tanto piccola rivoluzione che c'è stata in questi 2 anni. Diceva bene prima Francesco, noi quando abbiamo fatto, o meglio quando lui ha pensato 2 anni fa di fare i primi stati generali della comunicazione pubblica a Palazzo Chigi, ha dovuto un po' sforzarsi per convincere alcuni di noi a partecipare proprio perché avevamo quella timidezza per cui ci immaginavamo che insomma veramente siamo una buona pratica, ci facevamo delle domande, eravamo veramente all'inizio di un percorso. Devo dire che 2 anni dopo, per quanto ci riguarda, ma insomma lo dico da osservatore esterno anche per il lavoro che hanno fatto i colleghi, io provo profonda soddisfazione per quello che è accaduto in questi 2 anni, non perché l'abbiamo fatto noi, ma perché penso che sia veramente un cambiamento che appartiene a tutti. Qualche giorno fa abbiamo fatto una riunione sul piano di comunicazione al Ministero, ovviamente con il Dipartimento all'interno del quale c'è la direzione competente, io sono un capo ufficio stampa, anche nel caso del nostro Ministero l'ufficio stampa è al gabinetto del Ministro e quindi per molti anni è stato interpretato come un'emanazione diretta del Ministro o della Ministra in carica. Io credo che la cosa più bella che è successa nel nostro ministero, ma credo di poterlo dire anche per gli altri, avendo ascoltato l'esperienza dei colleghi, è che invece non viene più vissuto come tale. Quindi questo è il prossimo passo che credo ci porterà verso la rivoluzione completa, appunto, che con l'articolo 95 si potrà fare, di veramente un rilancio del tema della comunicazione dentro le pubbliche amministrazioni. Perché? Perché arrivando personalmente con un bagaglio da cronista, quindi da giornalista, diciamo, della specie più classica, se vogliamo, perché appunto la cronaca è ciò che guardi, osservi, racconti, ho provato a usare questo approccio all'interno dell'amministrazione anche a capire perché la nostra amministrazione non aveva né una narrazione social, ma soprattutto non aveva una propria narrazione in qualche modo, perché tutte le comunicazioni avvenivano in modo sganciato, semplicemente per il fatto che la comunicazione era identificata amministrativamente, burocraticamente, con una direzione, la quale, come dire, magari riusciva a seguire una serie di temi, ma non riusciva ad avere una visione complessiva su tutto il Ministero, in quanto peraltro incardinata in un dipartimento che si occupava nello specifico di istruzione. Quindi aver cominciato questo percorso e aver, diciamo, utilizzato i social come leva di innovazione per portare avanti questo percorso, per noi è stato qualcosa che ha davvero dato i suoi frutti, ha dato i suoi risultati, ma, e qui, diciamo, torniamo al titolo della mattinata, avere un giornalista. E non perché fossi io, ma perché c'era appunto un giornalista professionista a capo dell'ufficio stampa e giornalisti professionisti dentro l'ufficio stampa. La prima lettera che ho ricevuto insediandomi è stata quella dell'ordine che mi pregava di controllare che fosse, diciamo, che ci fosse una garanzia, diciamo, sulla professionalità di chi veniva impiegato dentro l'ufficio. Avere queste professionalità, aver scelto di avere un social media manager, aver condiviso questo con l'amministrazione, quindi aver fatto della comunicazione un
tema non di chi ha scritto comunicazione fuori dalla sua porta, ma come un tema condiviso, perché siamo tutti, lo ricordo ogni volta che facciamo riunioni su questo al Ministero, un pezzo della comunicazione, e continuerà ad esserlo anche quando forse nelle prossime settimane alcuni di noi non ci saranno più, perché appunto siamo legati a contratti di gabinetto e quindi a contratti temporanei. Dicevo prima, appunto, ho la sensazione che veramente, riguardando il titolo di questa mattinata, in questi due anni ci sia stata una rivoluzione, che naturalmente deve andare avanti. Il tema del contratto sarà fondamentale in questo. Prima c'era un tweet ironico, forse l'ha fatto qualcuno di voi in sala o forse qualcuno che ci seguiva da fuori, su sarà la rivincita delle scienze delle merendine, no? Perché ci chiamavano così noi laureati in scienze della comunicazione, al punto che ogni volta che uno doveva dire in cosa sei laureato, mi scuso ma sono laureata in scienze della comunicazione, a me veniva quasi spontaneo, soprattutto dopo che qualche preside anche di facoltà su giornali nazionali aveva scritto, pur avendo diretto le nostre facoltà, che erano delle facoltà oscene dove non si imparava niente. La dimostrazione è che invece alcune professionalità servono e che ci sono luoghi dove queste professionalità vengono formate. Noi abbiamo un social media manager che non è qui, ma è come se ci fosse, che è Fabrizio D'Agosta, e sta seguendo un evento che stiamo facendo al Teatro Brancaccia in diretta, appunto sta twittando, rilanciando su Instagram, su Facebook, eccetera, senza il quale lui ha una professionalità che viene dal mondo del privato e che ha poi utilizzato nel pubblico, senza il quale probabilmente non avremmo fatto, e qui vengo più al tema che devo affrontare stamattina, una comunicazione variegata e molto estetica anche. Quando siamo arrivati a parlare di comunicazione social si aveva quasi l'impressione, io l'avevo anche guardando il lavoro di molte amministrazioni, che nella PA fare una comunicazione estetica fosse un po' come un trucco, un belletto eccessivo, perché noi dobbiamo essere seri, un po' grigi, un po' pensierosi, dobbiamo tenerci a dovuta distanza perché altrimenti ci faranno troppe domande, vorranno sapere sempre di più. La prima volta che dissi mettiamo questi bei bandi che facciamo per le scuole in home page, mi hanno guardato dicendo oddio, arriverà una valanga di domande, già ne arrivano tante. Ho detto beh, ma questo è sintomo di salute, nel senso vuol dire che facciamo bandi interessanti, che ci sono, come dire, fondi a disposizione, che c'è una varietà di persone maggiore che può partecipare, non che loro non lo volessero, naturalmente c'è tanto lavoro che devono fare le amministrazioni, un lavoro di backstage che gli uffici fanno che spesso non si vede, che il cittadino stesso non percepisce, però proprio aiutare invece a veicolare tutto questo, a far vedere le tante cose che si fanno, non come una vetrina ma come un cittadino, sei tu la persona con cui devo confrontarmi tutti i giorni e quindi cerco di farlo al meglio, cerco di farti sapere al meglio quello che stiamo facendo, anche perché non tutti vanno sui nostri siti, naturalmente, non tutti vanno sulla pagina Facebook, non tutti vanno su quella Twitter, quindi noi abbiamo cercato di creare un universo di canali molteplici sui quali provare a raccontare con varie modalità, con vari linguaggi, appunto le cose che il Ministero metteva in campo. Devo dire che personalmente, e credo che lo possano dire appunto anche gli altri colleghi, c'è stata una stagione bella anche da un punto di vista, credo di poterlo dire insomma senza timore di essere smentita, dal punto di vista del rapporto con la politica. Mi spiego, io ho avuto 3 ministre in questi anni e nessuna, vi assicuro, ha mai messo il becco su quello che facevamo come ufficio stampa, sui canali social o su quello che faceva il Ministero sulla comunicazione. Volevo naturalmente essere informati per capire come stavamo evolvendo i linguaggi, però credo che si stiano sganciando i due mondi. Il politico oggi ha le proprie pagine, i propri profili e magari lì rilancia i contenuti rispetto alla propria azione, cioè di cosa ha portato come contributo nell'amministrazione, una particolare campagna, un particolare decreto che ha voluto con forza, ma difficilmente mi hanno chiesto in questi anni di utilizzare il mezzo come forma di propaganda, e questo ci ha aiutato tantissimo perché ovviamente il cittadino si fida di più, e credo che i numeri che stiamo avendo e che abbiamo avuto in questi anni siano una derivazione di questo, della sensazione di una maggiore trasparenza, o almeno di un tentativo di avere maggiore trasparenza e di dare di più comunicativamente. Quindi vado a Telegram. Effettivamente, come diceva Francesco, noi abbiamo voluto Telegram esattamente per la ragione opposta per cui Marco citava prima la loro newsletter. Noi non credevamo nello strumento della newsletter, e poi appunto il MEF ci sta facendo un po' ricredere con questi numeri, però volevamo uno strumento agile per arrivare alle persone, e ci è sembrato che Telegram lo fosse, poiché, come sapete, è un servizio di messaggistica, però si basa su cloud, quindi consente una serie di funzioni diverse rispetto a WhatsApp. Per esempio, se si entra in un gruppo Telegram molto più avanti rispetto all'inizio della conversazione, si può recuperare tutto il pregresso, e quindi naturalmente per un ministero come il nostro, che ha molti contenuti,
è un'utilità fondamentale, vuol dire che il cittadino, la cittadina in qualsiasi momento si unisce, può recuperare quello che gli abbiamo raccontato precedentemente o che stavamo raccontando precedentemente. Lo abbiamo avviato ormai più di un anno fa il gruppo, l'abbiamo fatto al Forum PA perché volevamo portare anche un contenuto simbolico. Forum PA visto da fuori, quando non facevo parte, almeno temporaneamente, dell'amministrazione, sembrava un po' un carrozzone per addetti ai lavori. In realtà poi abbiamo scoperto un mondo in cui c'era tanta voglia di innovare e di raccontare innovazione. Per questo abbiamo presentato Telegram lì come la nostra newsletter 2.0. Nella prima settimana, complice questo lancio, abbiamo avuto già 1000 iscritti, oggi ne contiamo quasi 5000. Spero insomma di arrivare presto a questi 5000 e talloniamo un po' Repubblica, come diceva prima Francesco. La cosa più interessante è che le views sono molto alte, perché appunto i post hanno un occhietto sotto che indica le visualizzazioni e che ci consente di capire, diciamo, il tasso di penetrazione, quindi di capire se poi i post li guardano davvero oppure se si sono iscritti formalmente al canale però poi lo silenziano, e quindi insomma è praticamente come parlare contro un muro. Devo dire che soprattutto i post di servizio hanno una grandissima penetrazione, addirittura vengono rivisualizzati più volte dagli stessi utenti, quindi sicuramente in tutto questo tempo in cui abbiamo fatto questo lavoro e ci ha portati a dei numeri che vi sintetizzo, perché davvero sono il frutto del lavoro dei colleghi, quindi mi fa piacere ricordarli. Pochi giorni fa, dopo 3 anni che abbiamo cominciato a lavorare bene sul canale, abbiamo raggiunto più di 200.000 persone che ci seguono su Facebook. Sono principalmente donne, principalmente di una fascia di età che mi fa pensare alle insegnanti, e quindi credo che poi dovremo anche vedere come variare eventualmente questa platea per garantire un maggiore raggiungimento di un target più ampio. Però sono fondamentalmente donne o ragazze principalmente insegnanti sostanzialmente. Telegram, vi ho detto poco fa, abbiamo quasi 5.000 persone che ci seguono, su Twitter abbiamo superato i 90.000, ci ha stupito e ha stupito un po' anche l'amministrazione il fatto che abbiamo 10.000 persone che hanno messo la notifica sul nostro canale YouTube, che si sono proprio iscritte al canale YouTube, perché anche su quello abbiamo fatto un lavoro con una grammatica precisa che ha visto in prima linea i tutorial, quindi video che, come accade normalmente, il video è il must di YouTube, il tutorial aiuti a fare una domanda per un concorso, fare una domanda per un bando, partecipare ad un'iniziativa, o abbiamo avuto molte visualizzazioni sui webinar, quindi sulle occasioni in cui i nostri dirigenti, mettendoci la faccia, quindi loro stessi mostrando anche la competenza del loro lavoro, raccontano appunto come partecipare a un bando, come partecipare ad un'iniziativa, quindi poca propaganda con molte virgolette e molta utilità. Su Telegram noi ci siamo date alcune regole per chi volesse utilizzarlo, io credo che sia fondamentale anche lì avere una capacità di reperimento dei contenuti che cerchiamo di mettere in linea con il lavoro che facciamo per tutti gli altri social, sarebbe davvero troppo faticoso fare ogni volta un lavoro diverso. Noi abbiamo impostato tutto partendo da una nuova scrittura del comunicato, che è una scrittura per blocchi sostanzialmente, come quella di una notizia web, che ci consente sia di andare appunto sul web con una scrittura agile che aiuta l'utente a capire quello che sta leggendo e appunto a fermarsi. Nel primo blocco ci sono tutte le informazioni, io vengo anche da un'agenzia di stampa, quindi questo mi ha aiutato. Nel secondo blocco ci sono le dichiarazioni della ministra o del ministro e poi c'è un approfondimento, di solito cerchiamo di mettere allegata una slide o un video che possano ulteriormente aiutare a sintetizzare il contenuto. Questo fa sì che noi riusciamo a spacchettare più facilmente il contenuto su tutti gli altri mezzi, quindi avere nel primo blocco tutte le informazioni che ci servono per fare il nostro contenuto Telegram, per poi rimandare al comunicato completo per chi lo vuole leggere. Sempre da lì possono venire gli spunti con un altro linguaggio per Facebook o per Twitter, e di recente abbiamo aperto anche Instagram, che ha avuto un grande boom proprio negli ultimi giorni grazie a quello che citava poco fa Francesco, e qui chiudo, che è una nostra, un nostro piccolo orgoglio, che è la campagna che da 2 anni facciamo sulla maturità. Uno si domanda perché fanno una campagna sulla maturità, non c'è bisogno di fare un esame, l'esame finale, però ormai è un esame che abbiamo visto è quasi un rito nazionale, quindi era divertente provare a seguirlo un po' dal giorno in cui escono le materie fino a quando appunto si fa la prima prova, la seconda prova eccetera, un po' come facevano o come fanno i giornali. Io ripeto, venendo dalla cronaca, venendo dai giornali e dalle agenzie di stampa, lo facevo continuamente, andare a chiedere ai ragazzi cosa ne pensano, fare video con loro che commentano.
aumentano, e noi ci siamo messi dall'altra parte, quindi abbiamo cominciato a fare video in cui i ministri annunciano le materie, video in cui qualche esperto, da Samantha Cristoforetti a Seriani allo chef Borghese, danno qualche consiglio ai ragazzi per stemperare un po' la tensione. I numeri sono stati importanti e molto belli. L'anno scorso il video delle materie ha avuto più di 1 milione di visualizzazioni, anche questo ci dicono da Facebook è abbastanza un unicum nelle amministrazioni. È una campagna che è stata molto seguita. Qualche giorno fa Propaganda Top, siamo andati a finire nella top 10 dei tweet più ritweetati della settimana, e se vi capita di vedere il video è molto divertente, perché ovviamente andiamo a intercettare i ragazzi e lì loro sono fantastici, dissacranti, simpatici, e quindi diventa anche un modo per raggiungere un pubblico molto diverso. Thank you.